lapide distrutta e senza una foto. È stata questa la molla che ha spinto la Fondazione Pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre a rispondere all'odio degli integralisti e ad onorare la memoria di padre Raghid Ghani, sacerdote dell'arcidiocesi caldea di Mosul in Iraq, ucciso il 3 giugno di 10 anni fa. Un prete che non si è arreso alla paura della guerra, che in prima linea ha invece combattuto la buona battaglia e che ha pagato con la vita il suo amore per Cristo. Padre Reb War Baza era stato suo alunno ad un corso sull'ecumenismo presso l'Università di Baghdad. Un fratello in umanità e nella fede, così lo ricorda, e alla luce di quanto gli ha lasciato ha deciso di raccontare questo giovane di 35 anni nel libro Un sacerdote cattolico nello Stato Islamico, la storia di padre Raghid Ghani. La testimonianza che ha dato Don Raghid non è tanto con le parole, ma con fatti. Dicevo che è professore dell'ecumenismo e ha mostrato questo ecumenismo anche con il suo sangue versato per la Chiesa, che è unica. Lui ha resistito per 5 anni le minacce dei terroristi. In quel periodo lo Stato Islamico si chiamava lo Stato Islamico in Iraq. Già nel 2006 c'era questo nome, questo progetto. Immaginate, noi quando qualcuno ci minaccia subito troviamo una soluzione per noi. Però per Don Raghid l'unica preoccupazione era che il suo sacerdozio non venga umiliato, cioè non voleva rinnegare la sua fede. Le minacce non solo con le parole, ma con i bombardamenti, con attacchi contro la chiesa dove faceva il parroco e contro tante altre chiese a Ninave. E lui ha resistito per 5 anni e non ha umiliato questo sacerdozio di Cristo, anzi ha onorato questo sacerdozio di Cristo con suo sacrificio dopo aver celebrato la messa della domenica del 3 giugno. Mentre usciva è stato seguito dai terroristi e hanno sparato lui e altri 3 giovani suddiaconi che erano con lui. Ecumenismo del sangue, un termine caro a Papa Francesco che il 22 aprile scorso nella preghiera in memoria dei nuovi martiri presso la Basilica di San Bartolomeo a Roma ha indossato la stola rossa di padre Raghid, riconoscendo il suo martirio. Prima di ucciderlo, raccontano alcuni testimoni, l'assassino si rivolse a lui. Ti avevo detto di chiudere la chiesa, perché non lo hai fatto? E il giovane prete rispose, non posso chiudere la casa di Dio. Dopo tanti anni in Iraq le cose stanno cambiando, l'ISIS, racconta padre Baza, sta indietreggiando. Speriamo che si può ricominciare di nuovo, perché diciamo l'odio non può mai vincere l'amore. L'amore rimane per sempre, l'odio si manifesta che è forte, che può distruggere tutto, però non è vero. Già abbiamo visto come sta sparendo questo Stato Islamico che obbliga la gente di o seguire la loro propaganda o di essere uccisi o cacciati. Però grazie a Dio adesso si sta ricominciando. Quindi la diocesi per cui Don Raghid e poi dopo di lui Monsignor Faraj Rahho e tanti altri martiri hanno versato il loro sangue e prima di loro tanti altri martiri, oggi si rinasce e ha bisogno della preghiera di tutta Chiesa Universale, del sostegno per poter ricominciare. In una preghiera al Signore scritta alcuni mesi prima di morire, padre Raghid intravedeva la sua fine. Aiutami a non abbattermi, a non arrendermi per paura della mia vita, perché io voglio morire per te, affinché io possa vivere in te e con te. Ora sono pronto ad incontrarti, mia forza, mia capacità, mia speranza.